A 10 anni dalle Paralimpiadi Torino 2006, com'è cambiato il sistema paralimpico? Il sistema paralimpico non è cambiato, si è completamente rivoluzionato negli ultimi 15 anni, complice anche l'endorsement che abbiamo avuto in termini proprio di diffusione delle Paralimpiadi di Torino 2006, non ultimo passando per le Paralimpiadi di Londra. Noi siamo passati da quella che nella sciatteria terminologica del tempo si parlava Federazione Italiana del Sport Disabili a un ente pubblico, Comitato Italiano Paralimpico, che ha la medesima dignità del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e che sta crescendo tantissimo. Qual è il ricordo delle Paralimpiadi di Torino 2006? Ma io ci penso tutti i giorni, per cui non posso neanche definirlo un ricordo. Sono stati sicuramente i 10 giorni più importanti della mia vita, è successo di tutto, un grandissimo risultato, un risultato importante per tutte le persone con disabilità, in special modo per gli atleti, un risultato importante per l'Italia, per Torino e per il Piemonte. Le cose sono veramente cambiate abbastanza da quel momento, in meglio evidentemente. Tutti noi abbiamo avuto un ruolo in quei giorni, in quel grandissimo evento, quindi è una cosa di grande soddisfazione. Che eredità hanno lasciato? Un fatto culturale, non soltanto sportivo. Torino è una città molto più accessibile, molte città italiane hanno seguito e hanno cercato di immedesimarsi e cercare di fare il meglio per rendersi accessibile. Accessibile intendo sia dal punto di vista architetturale, e qua mi fa piacere ricordare William Marsero, l'ingegnere che si è battuto insieme a noi negli anni precedenti e negli anni successivi, che ci ha lasciato poco tempo fa proprio per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Si va avanti, si migliora, tanti eventi importanti che forse una volta non sarebbero stati possibili. Le barriere esistono ancora tutt'oggi? Ma di barriere ne esistono e ne esisteranno sempre. Evidentemente la condizione di una persona in carrozzina non è una condizione normalissima, quindi non si può pensare di avere tutto, ma bisogna pensare di cercare di avere il meglio. Roma dovrà lavorare molto per questo, ma sono sicura che lo faranno, e lo faranno con determinazione, e potrà risolvere veramente una situazione di vita difficile per le persone in carrozzina a Roma.